Tu lasci l'orchestra nel 2000. Sì, l'orchestra Casadei la lascio nel 2000 assieme a Mauro Ferrara. E il fatto fu dovuto all'entrata di Mirko, del figlio, in orchestra. Un incontro molto cordiale con Raul, dove spiegai il motivo. Non aveva senso, che secondo il mio punto di vista, per lui no, che lui aveva bisogno probabilmente di un passaggio un po' più graduale, però io non mi sentivo di condividere con Mirko, con le sue idee, con la sua gioventù, la sua innovazione, le sue scelte, un qualcosa che, insomma, ero talmente radicato con i miei pensieri, col mio modo di stare sul palco, non potevo potevo condizionare nessuno. Pensavo fosse molto dannoso per tutti, e feci una scelta molto difficile e coraggiosa. Staccai completamente, smisi di suonare. Ho smesso per un anno e mezzo di suonare in quel periodo. Ho fatto discografia, ho lavorato per casa discografica a Milano, ho realizzato compilation di ballo con varie uscite. Si facevano anche con Casadei in edicola, ecco, queste le feci io da solo con l'Alidon, 20 CD tematici, liscio, polka, mazurka, tango, notte di balera, serata, bimbomba, tutte cose tematiche di ogni genere, ogni stile. Per sintetizzarti, siamo qui 2 giorni, 140 pezzi inediti più un'ottantina di cover, fatto questo lavoro in 6 mesi. Registrato, scritto e impacchettato e messo in edicola il primo anno. La seconda uscita alla metà, e poi finì il business, diciamo, non c'era più, perché cambiò il meccanismo, non si vendevano più CD, insomma. Però per un anno e mezzo sì, ci fu già un primo segnale di crisi di quel settore. E poi in quegli anni lì la mia grande gioia è che entrai a far parte della Nazionale Cantanti nel 2000. Quindi da lì ho cominciato a fare un po' anche il calciatore, perché mi allenavo, facevo proprio tutte le partite importanti con la Nazionale Cantanti di quegli anni, che era di Ramazzotti, di Antonacci, di Morandi. Era la Nazionale, diciamo, ancora quella con i top player. In più mi ricordo che in quell'anno lì entrò anche Raul Bova, quindi fu un ingresso, e io ero, insomma, molto vicino a lui. So perché ci mettevano vicini, però in tante trasferte, nei viaggi, ero sempre nel pullman con lui, la gente vedeva che si agitava quando mi vedeva. No, invece poi hai capito che non era per te. No, non l'ho ancora capito, però vedevo che guardavano, lui salutava, io salutavo, e dice: calmi ragazzi, non è niente. Non ho mai, prima o poi cercherò di capire come mai. È sempre Moreno, sei un grande. Quindi dopo, nel fare calcio, ti è ripresa un po' questa voglia di musica? No, ho continuato a far calcio sempre, anche adesso con la Nazionale Cantanti, sì, vabbè. E ho ricominciato a suonare con un gruppo che ho formato, che si chiamava Mediterranea. Ho messo insieme un gruppo latino con un gruppo folk, quindi già le mie solite manie di mischiare le cose. E ho cominciato a lavorare con Riccardo Casadei, e da lì è stata la fortuna di conoscere la storia casadeiana dall'altra sponda, perché queste due famiglie per tanti anni hanno vissuto due esperienze, ognuna legate alle proprie attività e iniziative commerciali e editoriali. Quindi io ero sempre stato dalla parte di Raul, perché, come ho detto prima, insomma, sono stato il suo braccio destro. Quindi, e la mia fortuna è che dopo un anno e mezzo di pausa sono ripartito con Riccardo, diventando il responsabile della sua casa discografica, il direttore artistico, quindi, e lo sono tuttora. Quindi ho conosciuto i perché dei tanti racconti anche di Raul, che arrivavano da secondo Casadei, perché Riccardo mi diceva ogni tanto si parlava con Riccardo e mi diceva delle parole che io poi avevo già sentito da Raul. Quindi ho avuto la fortuna di crescere prendendo su l'esperienza di Raul avuta da secondo, la genialità di Raul vissuta nel boom, nel successo, nella sua visione di come era
come diventava il mondo del liscio, e poi sono ritornato al perché di questa grande storia, insomma. E con la Riccarda, dopo lì ho veramente preso la strada dell'aspetto culturale, e la mia soddisfazione massima è arrivata nel 2013, quando il Ravenna Festival mi ha scelto come testimonial della musica romagnola nei suoi eventi. Quindi ho suonato con l'orchestra sinfonica, 60 elementi d'orchestra, l'orchestra di Riccardo Muti. Abbiamo suonato al Festival dei Due Mondi a Roma, a Villa Ada, abbiamo fatto i teatri importanti come il Ponchielli a Cremona, cioè cose veramente grandi, pur continuando a fare la musica nelle balere, nelle discoteche, pur continuando a fare questo liscio un pochino rovinato del nostro mondo attuale, rovinato perché ha perso questo liscio, la tradizione che però io ho mantenuto andando a fare queste cose legate alla storia e alla cultura. Quest'anno, per chiudere il discorso culturale, un grande momento è ritornato col Ravenna Festival, perché ho suonato con i 100 Cellos a Ravenna, abbiamo suonato alla Rocca Brancaleone, 100 Cellos, quindi suonare io e Tassinari con 100 violoncelli che ti accompagnano è una grande emozione. Poi c'era Sarah J. Morris, c'erano i più grandi jazzisti mondiali, e io lì rappresentavo la Romagna, il folklore, la musica romagnola. Poi ho suonato nella Notte Romagnola con Marescotti, che raccontava Olindo, un poeta romagnolo. Un po' ironico. E adesso ci apprestiamo, assieme a Mirko Casadei, a raccontare la Romagna in questa prima edizione della Notte del Liscio. Che sta richiedendo notevoli sforzi. Sì, sta richiedendo notevoli sforzi, perché la regione, la PT, la regione Emilia Romagna, la PT, Giordano San Giorgi del MEI e Marco Barbieri sono riusciti, anche con la nostra presenza, a unire la famiglia di Riccardo Casadei e la famiglia di Raul Casadei in un unico progetto. Le difficoltà ci sono, perché non è che si possono fare i miracoli in una prima edizione, però se non altro adesso siamo legati in un progetto per il bene della Romagna e per il bene della musica romagnola, un progetto anche con grande prospettiva turistica. Il brand Romagna sta avendo la condivisione di Confcommercio, di tutte le istituzioni, quelle anche operative nel turismo, tutti gli addetti ai lavori, insomma, e quindi è un grande momento, che però magari ne parliamo nel secondo step, terzo, quarto, quinto, non so quando ne avrai fatto.